Siamo tutti in rete. Che freddo. Che freddo, che freddo. Muoviamoci, muoviamoci. Dobbiamo stare in movimento, se no, no non ci scaliamo più. Ricordate che l'altra volta avevo detto Wilhelm, dove l'avevo già sentito? Non era Wilhelm, ma era V-Name. Ed era di, sì, sempre di Dark Souls 3. Ed era. Ricordate Orbeck Divine? Quello là che ci vende le stregonerie. Era quello là. Che deve andare le pergamene. Stranamente, sto prendendo la situazione con nonchalance, anche se non dovrei. Ma in effetti. Ah, ho sentito. Cos'è? Cos'è un lanciafiamme? Il lanciafiamme di Battlefield 1? Beh, quasi, dai. E anche. Bravo! Sì, era V-Name, non Wilhelm, ho sbagliato io. Beh, sì, certo che la From Software è una fantasia nei nomi, eh. Ma no. Ma fate tutti così schifo. Allora, no, niente, 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 niente. Farò un video. Però molto probabilmente farò un video lore di Dark Souls. E basta però. Farò un video. Ancora non sei morto. Farò un video lore di Dark. Per la quinta volta. Sul DLC di Dark Souls 3. E ti muovi te. Tutti attaccano con la lancia. Lui no. No, attacca con lo scudo. Perché il mondo fa schifo. Dai, dai. Usa la tua lancia di. Nope. Non so se cambiare lo scudo perché. No, no, no. In PvP sì, ma. Se non è PvP. Tanto vale tenersi questo qui. Eccolo qua. Quanti siete? Aspetta, vediamo. No, peccato. Pensavo di farlo fuori con un affondo bello potente, ma invece niente. Che sia buona la loro armatura, devo ancora trovarla. Spero di trovarli. Spero tanto di trovarli in giro perché. Non è bruttissima. Pietra prismatica, finalmente. Mi ricordo che le trovavo solamente nelle. Io, Ah, pensavo. Adesso esce il nemico più forte del mondo. Ma solo a me sembra incredibilmente facile fare i backstab a questi qua. Anche perché sì, la spada del sole è OP potenziata al massimo. Anche se sembra una spada giocattolo. Nope. Non so a chi badare. Ok, badiamo a questo qua adesso. Però torcia spada, perché lo fai? Perché lo fai? Potrei capire se. Ma quanti sono? Potrei capire se. Se fosse tipo spada magia alla Gandalf, ma non lo so. Vabbè, vedete che questi qua hanno anche lanciafiamme, però. Però. Bello. Vado? Vado. Non ho niente da perdere. Scudo dei devoti. Scudo dei devoti. Facciamoci un. Glorifichiamo. Stiamo qui. Glorifichiamoci un po'. Come lo chiamo io? Dov'è? Non è uno scudo. Non è uno scudo grande. Ok, fin qua ci siamo. Avanti, su, no, scudo da cavallo, eccolo qua, eccolo, protegge poco. Allora, scudo utilizzato dai devoti di Faron. Il legno di cui è fatto è rinforzato col metallo, lo vedo perfettamente. Offre una discreta resistenza contro i poteri dell'abisso. Ah, questi qua sono dei tipo dei seguaci di Faron, bello. Sì, mi piace come abbiano messo ulteriore. Cos'è? Oh, ho capito che dice. Ma ho resistenza al fuoco. Non mi interessa, non mi interessa più. Da dove si sputa? È tipo una talpa, è uscito da sottoterra. Mi è arrivato dietro. Vabbè. Allora, la combo è stata bella, però. Però. Corazza dei devoti, basta così. Basta così. Chi backstabbiamo prima? Perché non ha funzionato? Stava colpendo la mia destra. Perché mi ha colpito lo stesso? Vabbè, corazza dei devoti. Nessun altro? Eccola qui, corazza dei devoti. Corazza indossata dai devoti di Faron. Lo so. Quando un guerriero di Faron cadeva a preda dell'abisso, gli alti e emaciati devoti dagli occhi vacui comparivano in gruppo per dargli silenziosamente la caccia. Faron e i guardiani non esistono più, ma i devoti continuano a vagare in branco per questa terra. Come i guardiani non esistono? Sì, adesso non esistono più perché li abbiamo fatti fuori noi. Non è spoiler perché la serie l'ho già fatto. Ma continuano a vagare in branco per questa terra. Questa terra è il mondo dipinto che, se non sbaglio, mi sembra di averlo da qualche parte, che il mondo dipinto è tipo isolato da tutto il resto. Cioè un altro mondo. Quindi sono. Allora, confermo la mia teoria. Escono dal terreno come talpe. È una teoria confermata adesso.
Qui, ennesima. No, no, non fa effetto sta combo. No, fa effetto. Fa... Oltre. Mi è arrivata una. Beh, basta. Allora, apprezzo lo sforzo e fa anche danni. Ma perché c'era una lancia sospesa nel vuoto? Dico oh oh per ogni cosa, ma alla fine sti qua sono. A meno che non siano. Non neanche in gruppo. Questo conta. Questo è un quick scopo ai tempi di Dark Souls. Però, dov'è che si ingas. No, è sparita, è sparita. Mi sa tanto che mi sono dimenticato qualcosa. Qualcosa di. No. No, non mi sono dimenticato niente. Devo salire di qua lo stesso. Allora, ho visto che ha bevuto tipo, non so se era. Cosa avevano al tempo? Non so, una roba infiammabile, dopo me l'ha sputata addosso. Questa è una campana. Campana, non so. Non so se c'entra qualcosa con quei. Come si chiamano? Quei guardiani del campanile del 2. Ma ho qualche forte dubbio. Perché se ogni roba che c'entra con le campane non può essere. E basta. Allora, è figo a vedersi, però non fa effetto. Mi sa che mi sembra che l'abbia già detto. Ma voglio rafforzare il concetto. Le spa. Leggiamo. Marchingegno più avanti. Ah! È la prima volta che posso interagire con qualcosa. Davvero, la prima volta. Andiamo qui. Non c'è una trappola come. No, non c'è una trappola. Questo qua è un oggetto? Non vedo. Magari. No, non è un oggetto. Non è un oggetto. Qualcos'altro? Visioni di tesoro. Ah, credo di aver capito anch'io. Qua non vedo un cavolo. Torcia, vieni a me. Cosa tolgo? Talismano. L'arco, ma non so. No, voglio fare la cosa figa. Non so neanche io cosa togliere, cavolo. Vabbè, togliamo il talismano. Mettiamo questa. Qui ci rimettiamo l'arco. No. Oh, vedete com'è bello così adesso? Oh, bellissimo. Sembriamo uno di loro, però più forti. Ora qua si va su. Ah no, si va giù. Ah, è vero, si andava giù. Dove siamo finiti? Ah, il tipetto qui, ciao. Ah, va bene, sì, quello che mi hai detto prima. Dove abbiamo trovato il buon vecchio Wilhelm che voleva farci tanto male. Serviva proprio un falò? Non voglio andare in giro con la torcia, è brutto. Fatto, ho ripristinato le gerarchie. Perché vado in giro col talismano? Non neanche. Ecco qua, lo scudo. C'è. Ah sì, il fosso c'era già di suo. Lì è ennesima brutta persona che vuole farci tanto male. Vorrei buttarmi sul tetto, ma mi sa che non posso. Mi sa che è inutile. No, andiamo. Sto perdendo. Non posso esattamente. No, non sto qua a perdere tempo, magari. Gli oggetti fondamentali. Non so. Ecco qua vediamo che non c'era nulla. O forse proprio non era interagibile. Beccami adesso. No, aspetta. Beccami adesso. Beccami adesso. Su per il tronco, i magi. Buona l'intenzione. Veramente buona l'intenzione. Buona. Fare in modo che uno faccia la carica e l'altro da dietro gli spara le lance. Bravi. Mi complimento con l'intelligenza artificiale. Oppure con. Allora. Ora adesso qualcuno mi spiega perché questo qui è morto così. Perché? Pezzo di titanite. Quello è un fallo che abbiamo già. Dicevo, sì, decisamente, non c'entra nulla. Ma adesso? Adesso? Era una zona facoltativa. Ah no, eccolo lì. Dov'è il tronco? Qua. Se lì c'è qualcosa, c'è qualcuno, più che altro. Più che qualcosa. Salto giù. Salto giù. Va bene, ciao anche te. Ho visto un calo di frame che non mi è piaciuto. Ecco perché voglio prendere il PC. Frammento grande di titanite.
Perché il PC è meglio, il PC è tutto, però non ha le esclusive, e quindi per questo fa schifo. Mi sembrava di aver visto un... No, questo qua è morto. Niente di importante. È una zona facoltativa questa? Facoltativa, sì. Sì. Ah, sono passato, li ho ammazzati tutti, però ho saltato l'altro tipo. Sono a vuoto ora, non so cosa fare. Non so dove andare, ho proprio perso la via. È un mezzo labirinto qui, tutto neve, 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 un po' di erba e neve. Non ci si orienta qui. Più su e non c'è niente. Senti, io vado al falò. Dov'è? Ah, ok, la campana. Qua c'era la campana, se non sbaglio. Ed eravamo andati giù di qua. No, su di qua, su di qua. Giù di qua. Quindi io devo andare su. Spero. Sì, devo andare su. Voleva prenderci le spalle. Droppami la tua armatura. No. Brutto per... E mi ha anche dato una Estus il tipo, grazie. Oh cavolo. Ciao. Io ora mi rifiuto. Mi rifiuto di riaffrontare il can... Aspetta. Ho il gingillo fiammante di Karthus, giusto? Ce l'ho. Odiosi. Trappola. Trappo. Cos'è stata sta... Cos'è stato sto... Mi ha rotto la guardia, non so perché. C'è qualcosa... Ma che è? No, io me ne vado, io me ne vado, me ne vado. Me ne vado. C'è qualcosa che ci spara... Guarda, vedete. C'è qualcosa che... Non so, devo... Vediamo di capire cos'è. Grande... Mannaggia... Grande animo di campione. Che c'è qualcuno che spara? No, nope. Sotto la mazza siamo andati. Però e tacchete. Ah, è vero, lo fa ad area. Minchia. Backstabbato. Questo qua non mi puoi colpire. Non mi puoi colpire. Non mi puoi. Ma quello là con scudo e ascia si è demoralizzato. Non so, non lo vedo. Con quale volo? Beh, calcolare il tempismo fatto. Ma dove sono finito qui che sono crollato per terra? E sono crollato ancora. Stesso punto, stessa ora. So perché era proprio a due passi dal falò questa zona. Cioè, dal falò. Vai su per l'ascensore. Tracche. No, ora non so cosa sta succedendo perché volo di qua, volo di là. E quindi nel dubbio lo backstabbo. Che tanto durante il backstab non mi può colpire. Vero, vero, vero. Sì. Non so, vado a colpe. Sfrutto la deficienza dell'intelligenza artigianale. Artificiale. Oh, uno è andato, uno è andato. Giriamo in tondo. Questo qua con la mazza cosa ha intenzione di fare? Vediamo un po' cosa mi ha droppato. Frammento grande. Anima di campione. Quello lì. È del pre. Ha detto, hai ucciso mio fratello. Basta, me ne vado. Ecco chi è, maledetto. Tu. Ho avuto paura quando ha caricato l'attacco perché no, sta carica, boom. Magari questo qua, mi questo qua è un capitano, non so come definirli. E mi ha rotto la guardia, quindi sei un capitano. O qualcosa di simile alla barba, quindi tutti i capitani hanno la barba, ma tutte le barbe non hanno un capitano. Sto fornendo discorsi filosofici da il capitano ha la barba, però la barba non ha il capitano. E fermati con sta ascia. Più grande l'ascia, più... No, niente. Più fa male. Frammento grande. Ma mai che mi troppi un'ascia. Comunque dannato lui mi ha fatto male. Con non so, ordinando, non so, spaccando la terra per terra. La terra per terra si sente davvero male. Dai. Ops. Però questi fermare una combo con un backstab. Dai che va a fondo. Non so dirvi se sono deboli agli affondi oppure no. So solo che sono forti contro tutto e molto cazzuti. Ossia, quelli là che hanno le armi a due mani ti fanno male. Tipo questo. Ma se tu li backstabbi li puoi fare tanto male anche tu. Dato che sono uno di voi, perché non mi riconoscete? Forse perché sono più piccolo? Ma, razzisti. Questo albero non mi sembra interagibile, anche perché non c'è nessun messaggio per terra che dice... Macchina...
Questa era estremamente facoltativa da fare. Cerca terra. Cioè, è una pala. Pala, cerca terra. Sì, mi sembra che era un capitano quello là. Per la terza fottuta volta. Eccola qui, cerca terra, bella. Questa possente ascia bipenne di bronzo è un'arma cerimoniale utilizzata solitamente durante lo svolgimento di riti sacri ed è usata per rompermi il... La terra di Millwood è nota per i primitivi riti di adorazione della terra. I cavalieri più temibili fungevano anche da sacerdoti. Abilità, affonda l'arma nel terreno e prega per scatenare scosse sismiche. L'ho visto, e funziona. Avete visto, i guerrieri più temibili fungono anche da sacerdoti. Quello lì non era temibile, no. Mi ha distrutto. Una volta, però, è distrutto. Che vuol dire che è un punto morto? Stranamente no. Guardiani di Faron? Cioè, no, come si chiamavano? Qua qui cado di nuovo. Ma chi è che ha fatto sta strada? Qui c'è un vialetto poco sicuro. E quindi vuol dire che è la via giusta. Mi sembrava un po' strana quella pietra. O solo a me sembrava. Sì, tutti i nemici sono respawnati, non preoccupatevi. Ma una volta tornati qui, dove c'è la campana, si va, dato che di qua di là si crolla, di qua si va verso la direzione giusta. Di qua. Di qua non ricordo di esserci. È tutto uguale a questa zona, come faccio a ricordarmelo? Sì, ennesimo. Wow, trichetto dai, spara, ti sfido, spara. Lo fa veramente. Io era una provocazione. Se guardo il panorama muoio. Ok, non sono morto, non sono morto. Di solito quando guardi il panorama ti arrivano da dietro con una spadone. Non so di. Non, immaginate voi quale tipo. Mi ha attaccato però. Non è. Vedete che non ci ha messo l'impegno e quindi non mi ha fatto nulla. Ah. E vabbè. Aspetta. Torcia dei devoti. E che cambia da una torcia normale? Vediamo. Allora. Ah, ok. Una torcia da battaglia utilizzata dai devoti di Far. Un'arma e insieme una fonte di luce. L'abisso può manifestarsi sotto forma di pus che si accumula nel corpo e veniva un tempo curato con il fuoco. Minchia. Ma l'abisso, in che senso l'abisso? Questo qua è una pietra normalissima. Questo qua è un cane. Fin qua ci siamo. Potessi che sti qua siano i cani dei guardiani di Faron. Dei devoti di Faron. Scusate, dei devoti. Dato che Artorias girava sempre con Sif il lupo e quindi loro hanno preso. Prendiamoci anche noi un cane così sembriamo lui. E pezzo di merda. In effetti ci assomiglia un po', non credete? Ci assomigliano un po', non credete? No! Non finché non mi faccio. Oh, esattamente. La spada giocattolo. Adesso venite qui e fatemi male. Non sono determinati, non sono determinati. Oh, dove sono andati? Ah. Ma cosa fai? Ma cosa fai? Non funzionano questi trick con me. Vabbè, ma lo. Ma vai. Ma dov'è la benzina che mi do fuoco? Dov'è? Aspettate un attimo. Qui andiamo su, andiamo su. Andiamo su, non guadagniamo niente. Fa niente esattamente. Ente, devo dire, smettere di dire ente. Avanti, neanche questo qui non era determinato. Non mi sembra di trovare nemici che non hanno neanche voglia di combattere, oppure sono io che sono talmente bravo che mi sembra che il cane è rimasto giù. Sei rimasto giù? Sei sì? Ah no, è tornato. Ciao. Tipo, manca. Manca. Si è fatto anche danni perché non era full vita. Non me ne può fregare di meno. Andiamo su. Su. Spero. Vabbè, gli episodi ce ne sarà. Torniamo ancora. Non posso nemmeno dire qualcosa agli iscritti che arriva un nemico cazzuto che. Non sto capendo nulla. Ah, ecco perché l'abbiamo fatto male. Perché ho il gingillo fiammante di Karthus. Dovevo essere con te. Ecco.
E due backstab. Oddio. Ah, ecco. Droppami qualcosa ma che non cada. Grazie. Wow. Droppami qualcosa ma che non cada. Avete visto che... vogliamo parlare dell'animazione, eh? No, veramente. Vedevo che mirava in lontananza. Avete visto anche voi, vero? Mirava... spostati, che cavolo. Mi stava mirando in lontananza. Però la freccia gli cade ai piedi. Gli cade ai piedi, ma perché? E basta. Allora. Una sciata carica. Non... vabbè, ma voi siete fatti per combattere o per suicidarvi? Questo qua è interagibile. No. Sì. No, no, no. Ditemi che è la via giusta. Mi sto perdendo. Frammento grande. Non è così difficile da trovare, quindi penso che sia... Visione di scrociatore. No, cavolo. Non c'è nessuno dietro di me? Ah. Io vedo una grotta, quindi può darsi che... Seguendo sta via dove dovrei arrivare... Che ho perso la percezione di qualsiasi tempo. Ah, qualcosa di notevole. Ah, sento avanti qui che... Scorciatoia, scorciatoia. Andiamo dove dobbiamo andare. Ossia non di qua, neanche qua, penso. Quindi qui. Qui proprio non ricordo assolutamente. Non c'è mai stata una galleria simile, quindi bisogna andare qua. Nel dubbio. Io vado sempre in giro con questa, quindi ditemi voi. C'è qualcuno? E mosche, mosche, che schifo. Ah, volano, aiuto. Io ho paura solo a vedere. Però potevate farle un po' più arrabbiate, eh? Sembrano, avevano voglia di morire. Queste sono anche queste mosche. Forse era meglio usare il fuoco piuttosto che il fulmine. Il fulmine, no, non fa niente il fulmine. Il fuoco sì, invece. Ma c'è un buio che... Datemi un secondo. Dov'è la torcia? Torcia, torcia, torcia. Oh, lo so, non dovrei usarla al posto della... Dov'è? Sì, è la mazza! Non dovrei usarla al posto della spada, però piuttosto... Se faccio così... Faccio un affondo con la torcia. Ma perché? Vabbè, sempre meglio Qualcuno? Sì, c'è qualcuno qua. Con tutto sto buio non riesco a vederlo per forza. Questo qua, per esempio. Via segreta? Sì, via segreta. Forse mi sarei stupito un po'. Parete illusorio. Però. No, peccato. Vedete che fa rumore di una mazza quando colpisce? Eh sì, ho cambiato perché non si può andare in giro così. Ho tolto il talismano del sole che qua più che altro serve il fuoco, non tanto il resto. Mi sembra un po' brutto per lasciarlo. Eh sì, l'hanno fatto, l'hanno fatto. Hanno lasciato un corridoio vuoto. O forse no. Eccoli, ennesimo. Mi fanno... Mi fa schifo solo a combatterli, dai. Perché? La digi ma costa così tanto la disinfestazione per queste mosche? Guardate quando sono cresciute perché che hanno aspettato. Sembra è un nido, però non fanno nulla queste mosche, quindi. Com'è che l'ho colpita? Sì, ha sparato. Cosa assorbe? Vabbè, avvelenamento? Ma cosa? No, non dimmi. Mi sembra troppo poco di danno, quindi mi sa che mi hanno fatto qualcosa di terribile. Hanno fatto uno di sanguinamento e due di vita. Gemma del sangue. Madò, quanti ce ne sono? Ah, ti caricano addirittura. Va bene, via così. Tac. No, 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 scappo, 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 scappo. Via, 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 via. Non so, forse mi stanno chiamando. Mi sa che è roba importante. Quindi, fuoco,
Fuck you this. Bello inoltre vedere di come quando alzo la torcia si illumina di più, ma anche sotto, che da lontano. Guardate, ma che è sta stregoneria qui? Mi sembra un livello terribilmente schifoso. Sì, mi sta facendo danno, ne sono cosciente. E per questo me ne vergogno. E sta ferma. Merdaccia. Finite? Sì, finite un cavolo. Sono irritanti perché ti colpiscono addirittura, non è. Devono. Fanno schifo, ma non muoiono con un colpo e quindi danno fastidio. Non sto con la torcia alzata perché sennò cosa colpisco? Sembra. Stanno adorando qualcosa. Cosa? Mi ha fatto un 360, mi ha colpito. Dov'è quella che è volata? Boh. Ah, Wilhelm. E tu cosa vuoi? Sto guardando qui, cavolo. Mi sono arrivati i gommini del controller. Che figo. Vabbè. Andiamo avanti. No, aspetta, 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 aspetta. Dobbiamo glorificarci, giusto? Dov'è? Allora, quella di Wilhelm, se non sbaglio. Sì, ho la memoria di un criceto. Giusto. E fate bene a ricordarvelo. Tanto me lo dimenticherò. Eccola qui, corazza di Wilhelm. La corazza nera di Wilhelm, cavaliere di Londra. Perfetta per i vacui più snelli. Ma che è una linea di moda? Questo cavaliere vacuo, servitore delle tre sorelle che fondarono la Chiesa Nera, era un devoto seguace dell'Appio Anziana e un boia sanguinario dalla triste fama. Posso respirare di nuovo? Di nuovo. Elmo dei devoti. Elmo. No, 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 non dei devoti. Dov'è? Quello del. Eccolo qua. L'elmo nero. Vabbè, niente, niente. Quindi se sei magro come uno stecco, potresti entrare bene nell'armatura di Wilhelm, ma. Potevano risparmiarsi anche il dettaglio perfetta per i vacui più snelli. Vedete che giro più lentamente, no? Perché c'ho la cover, come dire. Mi hanno regalato anche una cover di silicone del controllo. Il problema è che mi limita i movimenti della levetta. Quasi quasi la tolgo. E che è sto schifo? Mi limita tanto i movimenti. Vaffanculo, io la tolgo, eh. E tu cosa fai qui? E si compenetra come si chiama? Qua c'era una barra. Qualcuno è uscito dalla barra in modo sbagliato. Dove devo andare? Però i gomini li tengo. Quelli sì. Dov'è? Qua. No, qua ci siamo già stati. E sembra che non sia una zona vuota. Ah no, non è una scala. Ci vedo anche dopo. Meglio se finisco l'episodio perché. Non vorrei farlo durare troppo, ma neanche no. No, non è antisgambo, mio Dio! C'è la sagoma di una porta, il problema è che c'è un muro illusorio. Fate voi. No, no. Sì, vorrei andare lì, però l'armatura di Villain non la metto, perché mi è stato antipatico, mi ha attaccato. L'ho attaccato io e poi lui mi ha attaccato, ma mi sta antipatico lo stesso. Boh, andiamo di qua allora. C'era un. Oh, cosa c'è? No, ferma, 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 ferma. Ferma come si locca, non te. E salta. Non ho più la stessa dimestichezza qui, come. Torna qui. Non sparire. Oh, appena in tempo, appena in tempo. Titanite scintillante. Qua. Questo qua è ancora. Sì. No, no, si muove, si muove. Ah, sono io che lo muovo, ecco perché. Qua. Niente, vuoto. Ma che è? C'era una. La cosa, come si chiama? Dai, mi sono dimenticato anche il nome. Non è che c'è qualcosa di sopra che ci siamo dimenticati? Ma che senso ha sto muro illusorio? C'era una lucertola di cristallo. Basta. Basta. Magari c'è un. Neanche. Mi stavo usurando parecchio la spada. Tranne che sì, tipo nel 2 l'usuramento è la peggior piaga che possa esistere. Ah, torniamo al freddo. Io quasi quasi torno dentro. Di qua non si può andare. Ma di qua invece sì, penso. Si può. Qua c'è un'allia. Addirittura un'allia. Che cos'è? Ma è diventato Uncharted? Aiuto, io ho paura di quello che. Non ditemi che è quello che pe. No, cavolo. Va bene, io ci provo. Dai che si ritorna alla buona vecchia serie di Uncharted. Cazzo, stavo per cadere. Ho l'anello del gatto, come si chiama? Quello là, d'argento. Dai che. Mannaggia, quanto danno fa? Secondo. Ho ancora l'anello del calabrone. Ecco perché facevo così tanti danni. Avevo l'anello del calabrone.
Non me ne ero accorto. Dov'è? Dov'è? Ecco qua. Così quasi tolgo l'anello del calabrone e ci metto. No, 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 no. Ok, ora siamo salvi da qualsiasi atterraggio. Eccetto in questo modo. A meno che non ci buttiamo proprio sotto, siamo salvi. Io vorrei andare qui, però. Però. Qua vedo addirittura una macchia di sangue. Chi è che è morto? Qui. Qui cosa? Oddio! Oddio, perché? Fa un salto così. Allora, sì, io se non avessi visto le macchie di sangue, non sarei mai riuscito a capire. Dai, che ce la faccio. Oh, sono sopravvissuto a questo saltino. Quella mi sembra l'arena del PvP. Avevo sentito parlare che c'era un'arena simile nel DLC. E qua, va bene. E c'è, madò, che trip per arrivarci. E tutto questo perché abbiamo scoperto un passaggio segreto. Uno, pensate se non lo scoprivamo. Fiamma dell'addio del piromante, osso del ritorno. Fiamma dell'addio del piromante. La voglio. Ah, la fiamma della piromantia di Dunnel. Piromante cadaverico in grado di attrarre gli echi della morte. Alla dipartita della sua regna sposa, Dunnel offrì la propria fiamma in dono, trasformandola in una fiamma dell'addio. Non passò molto tempo prima che egli stesso divenisse uno spirito folle, condannato a vagare in eterno. Abilità libera gli echi della morte accumulati per guadagnare una piccola quantità di Estus. Va bene. Ok. Il tuo mondo è stato invaso. Ah, ciao. Ciao, posso salutare? Cattivo. Ecco, cosa devo fare? Cambia lo scudo per il PvP, ma che cazzo dici? No, questa qua ti rintraccia. Ne ti rintraccia. No, 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 que resta quella lì. Ti rintraccia, oh mio Dio. Che katana hai? Un piromante con una katana, ma dove? Nope. Ti faceva il critico lui. No, voglio farvi vedere un po' delle mie skills. No, così no. Così. Dovevo cambiare. No, sta. Sono in Federal. No, ti prego, non uccidermi. Non uccideresti mai un tuo. Oh, adesso ti posso potere, adesso ti posso potere. Fammi bere la mia Estus. Io lì non ci vengo. Ops, ho sbagliato. No, potevo fargli un parry con contro tutto. Qui contro. Parry God. Cosa fai? Ti allontani? Ti allontani? Ah, che peccato. Adesso. Cancarone. No, non farlo. Non. Bravo. Bravo, non si fanno i critici alla gente. Pff, allora, lo. Ah, ya. Cattivo. No, spirito folle cattivo. Ai, ai, cavolo. Fanno danno, eh. Pff, fanno danno. Non tirarmi una palla di fuoco del caos di qualsiasi cosa sia. Allora, leggere. Io non so leggere tempismo. Tac, però questo lo so. Questo lo sapevo. Non lo sapevo, non lo sapevo. Ma perché ce l'avevo in pugno? Ce l'avevo in pugno. Anche questa ce l'avevo in pugno, decisamente. Qui non stava neanche facendo un attacco. Basta accendere il sole, che cavolo. Questa è stata bastarda. Questa è stata bastarda. E ci siamo mancati a vicenda. Dai, avanti, avanti. Voglio mettere la pro. Ah, ce l'hai anche te, l'Estus. Bravo. Adesso non mi sfuggi più. Bravo. No, ce l'avevo in pugno, ce l'avevo in pugno. E io ne bevo due allora. Ne bevi una, io due. Le sto finendo veramente. Allora, è bravo lui o faccio schifo? Un po' tutti e due. Non penso di fare schifo perché sono anche. Tranne nel PvP. Basta accendere. Ma lui non ha il. Non ha la. Oh, allora, o ha la volontà al massimo, oppure. Oppure, non ce la puoi fare contro una spada dritta. Finché non finisce la stamina. Tac. Cosa? Cosa? Ma va, cosa? Ma perché? Stavolta non mi sei sfuggito. Ultima. Ah, fa tre colpi. No, questa qui l'avevo presa. L'avete vista anche voi. Questa qua era ufficiale. O forse perché era il verso sbagliato, ma non penso. Attaccami con la tua maledetta katana.
Oh, ti ho preso alla fine. Beh, però ce n'è voluto di tempo, eh. 100, 700. Ecco. Ecco perché dovevo tenere l'anello del calabrone. Bene, ma non bene. Ah, le hai finite, le hai finite. Però no, che non finisce la volontà. No, non finisce. No, IPA, non la volontà. Puttano. Non mi venire incontro, non mi venire incontro, non mi venire incontro. No, io adesso devo fargli. Ma. Bella, bella mossa, bella mossa. Adesso è diventato un catanese. Catanese, ma da dove l'ho tirato fuori? Ops. Ho giocato da schifo, un po' sì. Però l'ho fatto fuori al primo colpo, anche se avevo. Caos fluttuante, ecco perché non avevo mai vista una mossa simile. Mi sembrava solo. Eh beh, sì. Forse quella mi ricorda. Mi ricorda forse, come dire, il DLC di Dark Souls 2, il Re d'Avorio, Re d'Avorio, quello là. E mi ricorda moltissimo, però è un vicolo cieco. Visione di salto, tua mamma, un vicolo di salto. Io non vado lì. Ma così? Vuota? Finito qui. No, se non c'è un boss vuol dire che non è finito il DLC. Cosa mi dici? Cosa mi dici? Sto qua che è riuscito a saltare, si vanta con tutti. Ok, spirito oscuro più avanti, ma adesso cosa devo fare? Spirito oscuri. Spirito oscuri, mi raccomando. Quello no. Questo mi dice solo. Boh. Toh, mi fa un po' schifo finirlo qua. A parte che se non dovevo andare qui, dove dovevo andare? C'era una via, però io non l'ho seguita. Cosa ha fatto? Questo è saltato. Ma. Sì, l'ha fatto. Ecco per. Guardate, due, tre, tre sono morti per. Tre sono morti per per il combattimento. Gli altri sette sono morti perché sono caduti. Ma è veramente un vicolo cieco. Che schifo. Ma boh. Io non so come esprimermi in queste situazioni. Ma se mi ha droppato un osso di ritorno, allora vuol dire che devo tornarmene a casa. Che bro. Ma. Ma sarò stupido. Ma perché? Faccio parte anch'io di quei sette che sono caduti. Ma no, no, non perché l'ho voluto, ma perché. Ero così, ho fatto cerchio. Ha fatto cerchio di nuovo, caduto nel vuoto. Che testa di. Vabbè, devo andare a riprendermi le anime. Comunque, e mi stavo disintossicando dal comunque, ma non ci sono riuscito. Finisco qui l'episodio anche perché sto prendendo freddo nonostante l'armatura che ho. E la prossima volta non lo so nemmeno io dove bisogna andare. Facciamo così, la prossima volta riprendo dove c'era quel nido di mosche, vi ricordate? Quello lì. Riprendo da lì e lì facciamo un altro episodio. Ciao a tutti.